Allora, grazie. Adesso è il momento di Paola Ronco. No, ma io, vabbè, no, io non riesco, non sono capace, non lo so, non... cioè, vabbè, niente, scusate. narrazione nei media rispetto alla violenza di genere, Eloisa Spinazzola. Insegnante attivista, non una di meno, Genova. E mi ero anche preparata. Buonasera a tutte e tutto. Io appunto sono Eloisa, ma porto il contributo del collettivo, non una di meno. Al contrario di chi mi ha preceduta, mi scuso, ma leggerò l'intervento perché ho finito le risorse cognitive di questa settimana e quindi anche in un'ottica di averlo condiviso in precedenza, preferisco leggerlo che andare a braccio, pur capendo che la trattatività scende un po'. Le ragazze non hanno capito, è così che è iniziata la nostra avventura, è anche così. Queste sono le parole che il direttore della mostra Artemisia Gentileschi, Coraggio e Passione, ha scritto a una di noi nel maldestro tentativo di giustificare l'ingiustificabile. Ho scelto di partire da questa piccola e insignificante frase per provare a sviscerare l'annosa questione riguardante la narrazione dei media in relazione alla violenza di genere. E più in generale alla rappresentazione delle donne e delle soggettività identificate come minoranze, quindi nel complesso di chi riteniamo essere un piccolo gruppo. Ragazza, citando Treccani, essere umano di sesso femminile nell'età dell'adolescenza o della giovinezza, una ragazza di 15, di 25 anni. Alzi la mano chi fa parte dell'assemblea di non una di meno, cortesemente. Prego, guardarsi intorno. 15-25 anni. Del resto, succede anche alle nostre compagne bolognesi, fondatrici di CIP, spesso definite le ragazze di CIP, che scrivono all'interno del loro splendido libro Disobbedite con generosità che la faccenda potrebbe essere ricondotta a quella cosa un tantino sessista, per cui ragazze è il vezzeggiativo che ci meritiamo nel contesto di una società splendidamente patriarcale. Ma continuano. Ci lascia comunque da pensare che se da qualche parte qualcuno mantenesse l'aspettativa che a un certo punto cresceremo, che metteremo la testa a posto, la smetteremo di mettere in discussione tutto. Ipotesi che ci mettono i brividi e ci fanno riconsiderare immediatamente il titolo di ragazze di CIP. Anche noi, come loro, siamo quindi ragazze agli occhi di chi pensa di doverci fornire delle coordinate di lettura, perché evidentemente non abbiamo capito l'intento della mostra, la volontà di farci sentire capite da un sistema che in realtà ci marginalizza, spersonalizza, ma allo stesso tempo setaccia le nostre privacy, i nostri modi di vestire, i nostri modi di vivere, con modalità e toni che sono per noi ormai diventati irricevibili. Tra i primi contenuti che mettevano in discussione questo tipo di narrazione, questo tipo di visione, c'è il contenuto di Alma Sabatini, risalente ormai al 1986, 37 anni fa, nel quale la linguista rilevava due ordini di discriminazioni all'interno della lingua italiana rispetto alla descrizione della donna. Il primo è nel come si parla delle donne, il secondo nel tipo di termini che il sistema linguistico mette a disposizione per parlare delle donne e delle soggettività che si riconoscono come tali, definite d'ora in avanti per brevità e accessibilità del discorso come appunto donne. In una lingua costruita per diversi secoli da e per maschi, vengono oggi a galla rigidità di pensiero e di linguaggio che non sono più accettabili per chi prova a proporre nuovi paradigmi che siano base di una società più accogliente nelle esigenze di tutte, tutu e tutti. Del resto, la lingua dà vita a un impianto di pensiero, il quale poi crea la realtà nella quale viviamo, in un circolo
che può essere vizioso come virtuoso. Attualmente siamo soggetti a un bombardamento mediatico che parla delle donne spersonalizzandole, che racconta di femminicidi entrando nel merito dei cavilli delle vite personali di chi ne è vittima. Una narrazione morbosa e giudicante, completamente priva di rispetto e della corretta distanza mediatica che sarebbe necessaria per trattare temi delicati come la morte di persone uccise da chi diceva di amarle o di averle amate. D'altra parte, si configura un trattamento ambivalente nei confronti della persona che ha commesso il femminicidio. Talvolta è il mostro, cito nuovamente Treccani, figura mitologica che si presenta con caratteristiche estranee al consueto ordine naturale, quindi qualcosa che ci consente di allontanarci come società dall'idea di aver avuto tra noi una persona capace di fare qualcosa che riteniamo di essere al di fuori della realtà, però è nella realtà. In altre occasioni si tenta invece l'approccio opposto, quello del era tanto un bravo ragazzo o il vicino che salutava sempre, dei quali non avremmo mai pensato che, e poi eccoli sulla prima pagina dei giornali. In questi approcci ambivalenti il punto comune è nel tentativo di mistificare la costante violenza che abita le nostre vite, l'incapacità o forse più colpevolmente la non volontà di sistematizzare un fenomeno che non è un'emergenza, che non è un'urgenza, ma che rappresenta una continuità nelle vite di tutte noi. Quando non siamo noi in prima persona a ricevere la violenza, lo è la nostra compagna, a volte la nostra sorella, a volte è stata nostra madre. Potrebbe essere nostra figlia. In questa continua distorsione della realtà si perdono le coordinate per poter leggere i fenomeni all'interno della loro complessità, riducendo ciò che ci succede a quadretti dai colori sgargianti con i quali riempire le pagine dei giornali, i minuti delle televisioni, i feed dei social media. Contenuti che attirano l'attenzione, consentendo di perpetrare una cultura sminuente rispetto alle minoranze o ai gruppi considerati tali, come del resto dimostra il 51,3% della popolazione italiana composta altresì da donne, incentivando in un climax di linguaggio sessista la cultura dello stupro e parimenti l'idea che le donne siano al servizio della soddisfazione dell'uomo in tutte le sue forme. Pochissima considerazione ricevono il Manifesto di Venezia, sottoscritto nel 2017, e la Convenzione di Istanbul, dai quali il primo prende spunto. Ne citiamo qui un breve estratto significativo. Il diritto di cronaca non può trasformarsi in un abuso. Ogni giornalista è tenuto, c'era ovviamente solo il maschile, al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Non deve ricadere in morbose descrizioni e indulgere in dettagli superflui, violando norme deontologiche o trasformando l'informazione in sensazionalismo. In questa stessa ottica, nel rispetto di questa visione, non è nemmeno Genova. Ha scelto di contestare convintamente la mostra Artemisia Gentileschi Coraggio e Passione, che con le proprie descrizioni morbose rispetto allo stupro della pittrice e con la mancanza di contestualizzazione rispetto al periodo storico nella quale essa ha vissuto, ha costruito un prodotto culturale di livello inferiore alle aspettative e alle possibilità che potevano essere percorse da chi si fa promotore e promotrice della produzione e della cultura in questa città, in questa regione e in questo paese. In occasione del corteo per lo sciopero transfemminista dell'8 marzo, abbiamo organizzato con una di meno, siamo entrate nel cortile del Palazzo Ducale e abbiamo portato un'azione in cui abbiamo riscritto le pagine di giornale che abbiamo individuate come simboli della narrazione tossica, ci abbiamo disegnato sopra i nostri corpi e scritto sopra le nostre rivendicazioni. Abbiamo contrapposto la narrazione tossica alla presenza dei corpi e delle nostre voci, per dire ancora una volta che vogliamo essere libere di narrarci, che vogliamo una narrazione che non ci consideri vittime, ma soggetti in grado di autodeterminazione, in grado di scegliere e di prendere la parola sulle nostre vite. Grazie. Allora, adesso davvero c'è Paola Ronca. È vero. Davvero, lo giuro. Scrittrice che in parte riprende anche una tematica già citata nell'intervento precedente. E il titolo dell'intervento è The Dead Girl Show,
la narrazione dei femminicidi nella fiction e nella cronaca nera. Grazie, grazie a tutte e a tutti. In questo intervento io vorrei raccontare alcuni temi che sono venuti fuori durante la stesura di un saggio che abbiamo pubblicato io e Antonio Paolacci per l'editore FQ, che si intitola Tu uccidi. È un lavoro in cui abbiamo cercato di indagare come viene narrato e come viene percepito di conseguenza il crimine, sia nei lavori di fiction, perché noi siamo autori di fiction, sia nella cronaca nera, perché questi due campi finiscono per essere molto più contigui di quanto ci piaccia pensare. E quindi ci siamo resi conto di come da questa confusione nascano moltissime storture nella percezione che abbiamo sia dell'omicidio in generale, sia dei soggetti coinvolti in questi fatti. Naturalmente, purtroppo, parlare di omicidio in Italia implica uno spazio molto importante per i femminicidi, perché noi sappiamo che gli omicidi in Italia sono in calo costante da anni. Nel 1992 abbiamo avuto 1245 omicidi l'anno, nel 2023 330, quindi è un crollo abbastanza deciso. Gli unici omicidi non in calo sono i femminicidi, che rimangono costanti. Come ho sentito anche in altri interventi precedenti, è un po' una questione di sguardo. Il termine sguardo è venuto fuori molto spesso e anche in questo caso è una questione di sguardo. Quando ci siamo interrogati su come parlare dei femminicidi in questo saggio con Antonio, abbiamo scoperto un saggio molto interessante del 2018, scritto da una studiosa americana che si chiama Alice Bolin e si intitola Dead Girls, Essays on Surviving an American Obsession. E Bolin scrive una serie di saggi e prende in analisi una serie di ossessioni americane, per l'appunto, e parte nel suo primo saggio prendendo in analisi un modello narrativo molto preciso che ha nel viso morto di Laura Palmer in Twin Peaks uno degli esempi fondamentali, uno dei primi esempi. Penso che tutte noi abbiamo presente il viso di Laura Palmer nei manifesti pubblicitari, questo viso bellissimo che esce da un lurido sacco di plastica, indubitabilmente morto, ma con un vago sorriso molto dolce, molto etereo. Io non so quante di noi abbiano visto foto di persone morte. Le persone morte non sono così belle e serene. Mentre questo volto ti fa quasi dimenticare che stiamo vedendo una persona uccisa, quindi vittima di una violenza estrema. Nei modelli di questo tipo di fiction si parte sempre da qui, da una bella ragazza morta. Alice Bolin prende come esempio anche The Killing, The Night Of, True Detective, How to Get Away with Murder. Per esempio in True Detective c'è un'altra scena che a me aveva colpito molto all'epoca, solo che all'epoca non avevo capito perché cosa mi colpisse. Cioè, nella prima stagione di True Detective c'è la scena in cui viene trovata una ragazza vittima di un omicidio probabilmente rituale. Questa ragazza è completamente nuda, legata, con delle corna sulla testa, bendata e si vede solo di spalle. E i due protagonisti, che sono due uomini, i due detective, le camminano intorno, ma è come se lei non ci fosse. Loro parlano di se stessi, parlano dei loro problemi, della loro vita quotidiana, dei loro modi, scherzano, si prendono in giro sui loro modi di investigare. La ragazza non è soggetto della loro investigazione, ma è come se fosse un modello anatomico in una stampa antica, e questa cosa ci aveva molto colpito all'epoca. In questo modello che Alice Bolin identifica, lo svolgimento dell'indagine si perde per strada il fatto che ci siano delle ragazze morte
nella vicenda. Il corpo di queste donne uccise diventa un'arena esteticamente molto potente, sulla quale si gioca una partita che normalmente in un certo tipo, in questo modello, è giocata solo da uomini, perché è quasi una gara, un campo da gioco su cui si battono i maschi cattivi che hanno ucciso queste ragazze contro i maschi buoni che devono prendere i maschi cattivi. Ma è sempre la ragazza morta è sempre un pretesto narrativo, diventa nient'altro che questo. Il corpo morto delle donne in questi casi serve ai maschi, che sono i veri protagonisti, per compiere la loro evoluzione lungo un arco narrativo e per comprendere se stessi, per indagare, per raggiungere il loro obiettivo. È vero che oggi sempre più serie TV e sempre più film stanno cercando di ripensare e di riscrivere gli stereotipi e gli automatismi di questo genere, ma è anche vero che meno un minuto, aiuto. ho visto. Posso andare? Ok. Scusate, mi ha spaventato questo cartello. È altrettanto vero che questi nuovi modi, queste nuove ricerche di nuove narrazioni incontrano una resistenza, un'ostilità, vengono additate come concessioni al politicamente corretto, quando invece si tratta semplicemente di cose diverse, di cambiamento degli sguardi. Perché il topos della bella ragazza morta fonda le sue radici in degli schemi sociali granitici e in territori veramente antichi. E l'omicidio che sia rappresentato nelle fiction o che guadagni le prime pagine di cronaca nera spesso arriva sulle prime pagine dei giornali quando le vittime coinvolte sono ragazze giovani di bell'aspetto, magari con vite sessuali libere, oppure che avevano delle relazioni che hanno deciso autonomamente di interrompere, quindi prendendo in mano la loro individualità. E spesso colpiscono per questo l'opinione pubblica, perché i loro visi vengono visti vivisezionati in tutti i modi, come è stato detto prima. Prendiamo il caso per esempio di Pamela Mastropietro, la cui morte orribile per mano di un uomo nigeriano è stata usata esclusivamente per alimentare una precisa narrazione politica e che ha peraltro quasi del tutto obliterato la morte di un'altra donna, Jessica Valentina Faoro, che è morta pochi giorni dopo di lei con modalità altrettanto atroci, ma è stata uccisa da un uomo italiano. E entrambe sono state usate come campo da gioco per parlare d'altro, parlare di tutt'altro. Pensiamo per esempio al delitto di Giulia Cecchettini, a quanto fastidio ha dato la sorella Elena quando ha rifiutato il ruolo che era stato assegnato a lei, della sorella della vittima che doveva piangere, invece di piangere ha raccontato che non era un mostro uscito dalle tenebre, dalla foresta della fantasia, ma era un ragazzo che noi conosciamo, che noi potremmo conoscere. E pensiamo anche al delitto di Carol Maltesi nel 2022, come si sia parlato del fatto che era una modella di OnlyFans e quindi per definizione a rischio, perché in questa rappresentazione per le donne è pericoloso, il messaggio che viene lanciato è che è pericoloso essere libere sessualmente e magari usare il proprio corpo per guadagnare dei soldi, perché in quel caso ci potrebbero essere delle conseguenze. E questa è una lezione che viene inculcata nella testa di generazioni di giovani donne che crescono pensando che è pericoloso essere libere, essere autonome, e anche nella testa di alcuni uomini che pensano che sia inevitabile che succeda una cosa del genere, che loro possono, perché è sempre successo così,
e loro possono. Concludo dicendo che questa narrazione, noi stiamo sempre più facendo attenzione a questo genere di narrazioni e continueremo a incontrare delle resistenze. Non c'è un modo per evitare le resistenze, l'unico modo è continuare a far prevalere anche il nostro sguardo. Allora, proprio per a proposito di sguardi, ci interessano i vostri sguardi e quindi chi volesse intervenire sia prendendo parola sia scrivendo, magari nel caso non si sentisse a proprio agio nel prendere il microfono. Intanto che Deciali c'è una Caterina, intanto che Caterina arriva volevo dire due cose. Pensavo che volesse prendere parola. Ok, io come presentatrice si è capito che... cioè... Vabbè. Volevo dire che appunto quando Paola parlava del fatto che sono diminuiti gli omicidi e sono aumentati i femminicidi, mi veniva questa curiosità: da quando abbiamo dei dati comparabili sui femminicidi? Perché tutte noi, che non siamo esattamente delle ragazzine, ci ricordiamo il cosiddetto delitto di Via Poma, che non veniva mai declinato in termini femminicidi, perché ovviamente il termine è arrivato molto dopo, ma neanche come violenza maschile, neanche come stupro, pur sapendo che lei era stata stuprata. Era il giallo dell'estate, ve lo ricordate? E allora, mi interessava questa cosa, non so se lo sai, ma comunque... Ma io penso che sia molto recente, relativamente recente, ed è dovuto ai collettivi femministi che raccolgono questi dati, perché non c'è una divisione al momento. Perché non una di meno ha un osservatorio rispetto a questo, che è l'osservatorio femminicidi, lesbicidi, transicidi, che tutti gli 8 del mese pubblica aggiornata l'elenco delle persone, donne o soggettività queer che sono state ammazzate e pubblica o indotte al suicidio e indica, mi sembra anche nell'eventualità quando ci sono dei figli, o delle figlie o dei figli, e in questo modo riusciamo ad avere un quadro complessivo e progressivo di quello che succede durante l'anno e anche rispetto a quello che c'è prima. Chiedo a Caterina se si ricorda dall'anno in cui ce l'abbiamo a Irene, che forse sono la nostra memoria qui presente più ferrata, ok. Quindi io avrei detto 2018. Dice dal Covid, però insomma 2019-2020, sì, gli ultimi 4 anni. No, certo. Dico solo una cosa rispetto a questo, che la costruzione dell'osservatorio è una costruzione collettiva che viene fatta sui territori e i nodi lavorano, quindi i nodi delle varie città. Magari c'è una persona che si relaziona e l'osservatorio viene costruito a livello di rete nazionale. Ok, grazie. E poi un altro consiglio di lettura, oltre a quello che ha dato Paola, è il libro curato da Pina Lalli, L'amore non uccide, che è una ricostruzione fatta a più voci sulla come viene rappresentato il femminicidio sui media. Il risultato è esattamente quello che dicevi tu, cioè che i giornali parlano di femminicidio soprattutto quando si tratta di giovani, donne, carine, eccetera. Perché noi sappiamo benissimo che le donne non giovani o non belle hanno un diritto di cittadinanza che è messo in discussione dalla loro adesione al canone estetico definito dallo sguardo maschile.
chi vo- sì? Ah, vabbè, allora avevo ragione che volevi dire qualcosa. Ecco, volevo dire che questi c'è un po' di abilismo in tutto questo. No, io sono anche abbastanza abituata, ma adesso che mi sono alzata mi sentivo un po'. Allora, c'è un post-it dove si torna alla mostra. Abbiamo corso il rischio di chiedere di censurare la mostra o le sue parti? Meglio il boicottaggio della censura, particolarmente pericolosa nel campo dell'arte. Questo dice il post-it, è una domanda, ma poi così, un pensiero. Chi vuole rispondere? Provo a dare una mia risposta, forse parziale, poi ovviamente passo il microfono. Anche perché, allora, io la mostra non l'ho vista perché preferisco boicottarla, e quindi va bene. Non voglio dare i miei soldi per questo tipo di mostra. Allora, vorrei dire una cosa per cercare di rispondere a questa domanda ed è una riflessione che insomma sto portando avanti con le mie ricerche, ma che insomma in qualche modo poi riprende anche delle interviste che sono state fatte, no? Che riguardano le fonti, cioè per costruire mostre oppure fare appunto narrazioni storiche o storico-artistiche, si utilizzano le fonti. Bene, però le fonti, cioè sono delle fonti scritte, ma ci sono delle persone che poi leggono quelle fonti. E non esiste un'interpretazione neutra di quelle fonti, ma appunto come ci insegnano femministe, insomma, storiche, tutti i pensieri sono situati, e non sono situati soltanto i pensieri femministi, sono situati anche i pensieri patriarcali. Quindi queste insomma ricostruzioni che vengono fatte passare come neutre non sono mai, con la differenza che noi femministe lo diciamo sin dall'inizio e dichiariamo la nostra postura in maniera molto chiara. Il gruppo dominante questa cosa non la fa mai, perché appunto pensa che il proprio punto di vista, le proprie parole siano sempre neutre per definizione. Sulla censura, ecco, insomma, questo per cercare di rispondere un po' a questa domanda. Cioè, è vero che esiste un processo, esistono delle carte processuali, ma quelle carte vanno contestualizzate e vanno lette, interpretate. E io credo che drammatizzare e come dire, interpretare in maniera così, con molto pathos, carte processuali, insomma, sia un'operazione che strizza l'occhio, appunto, quella voglia, no, di sapere, che si collega poi anche a tutte le narrazioni che si fanno dei femminicidi, no? Cioè è più una pruderia, più qualcosa che si vuole sapere, più che invece rimanere ancorate alla storia e alle fonti. Spesso appunto però noi veniamo tacciate di essere poco scientifiche, ma ecco, insomma, bisognerebbe poco scientifiche perché è femministe, sì. Ma bisognerebbe un po' mettere in crisi un po' tutto il sistema. Ecco, ecco. Passo. Ci sono delle risposte. Non so chi si fosse prenotato per prima, chiedo di essere un po' sintetica, perché così almeno c'è la più possibilità di dare voce. Sì, io mi trovo d'accordo con quello che è stato detto. Volevo aggiungere che questo spauracchio della censura viene un po' così, cioè usato, mi sembra, in maniera totalmente randomica e senza una vera cognizione di causa ultimamente, e da entrambi i lati, cioè non ne faccio una questione partitica, ma c'è grande confusione su che cosa sia effettivamente la censura. Lo dimostra il fatto che alcuni di quegli elementi che noi abbiamo fortemente criticato
erano state addirittura messe in discussione dagli stessi curatori della mostra. Cioè, vi spiego meglio, l'inserimento di una targhetta come trigger warning alla sala dello stupro, gli stessi curatori si erano resi conto del fatto che la sala era altamente problematica e che avrebbe potuto urtare la sensibilità di molte persone, di molte donne anche. E quindi c'è stata una diatriba tra loro. Il motivo per cui la targhetta non è stata inserita, o meglio, è stata inserita, è stata tolta la sera prima dell'inaugurazione, infatti ci sono i buchini all'esterno della sala, è che gli stessi organizzatori e curatori avevano paura, così ci è stato detto, mi ha colpito moltissimo questa cosa, avevano paura di autocensurarsi. Allora, se arriviamo al punto di avere paura di autocensurarci, vuol dire che c'è molta confusione su che cosa sia la censura. E quello che i curatori, insomma, un po' l'abbaglio che hanno preso è che hanno confuso la censura con la curatela. Cioè, quella non era autocensura, quella era una scelta curatoriale che loro era loro compito portare avanti, argomentandola, non argomentandola, ma era una scelta di tipo tecnico, quindi non era autocensura, perché avevano paura addirittura di scoraggiare il pubblico ad entrare nella sala, offuscando il lavoro dell'operatore, della persona che si è occupata dell'allestimento e della progettazione della sala. Cioè, quindi capite, insomma, che sulla censura si potrebbe parlare a lungo. E aggiungo un'ultima cosa brevemente. Noi non abbiamo chiesto di censurare niente, noi abbiamo chiesto una presa di responsabilità, cioè noi abbiamo chiesto una presa di coscienza, o meglio, avete fatto determinate scelte curatoriali, non ce le avete argomentate bene, il che significa che sono state fatte un po' all'acqua di rose, ok, però di quelle scelte dovete dare conto. Perché quelle scelte non solo non ci rappresentano, ma quelle scelte hanno delle ricadute e portano, generano del malessere. Perché io non ho potuto inserirlo, ma io ho ricevuto decine di richieste, di messaggi in direct su Instagram di persone che, insomma, sono state molto turbate e che non hanno voluto lasciare la propria testimonianza, però, e quindi questa cosa va rispettata. Però diciamo che a livello generale di questo dobbiamo prendere atto. Quindi quello che noi abbiamo chiesto è stato... Scusami, dobbiamo veramente... Scusate, comunque, insomma, una presa di coscienza e di responsabilità, che è diverso dalla censura, ecco. Ok, scusami se sono dovuto però... Allora, io volevo rispondere alla questione della censura. Io sono una cittadina che si è spesa nell'organizzazione, sono quasi super, non per protagonismo, ma perché ho aiutato le associazioni a organizzare questa mostra. Perché l'ho fatto? Per tantissimi motivi, ma uno è quello che secondo me noi non abbiamo fatto assolutamente censura. Io come cittadina mi rendo conto che in continuazione, non solo da questa amministrazione, non solo da questo governo, forse adesso di più, ma che tutti gli spazi pubblici vengono usati in maniera privata. Ieri è stato presentato al Centro Banchi il libro, lo studio che ha fatto Ludovica Piazzi, che ha parlato prima, sui monumenti femminili in Italia. Ho visto delle opere che mi hanno scioccato, che non dovrebbero esserci. Io come cittadina vorrei che queste opere non esistessero, mi chiedo perché vengono fatte e voglio anche avere la possibilità di dire rimuovetele, e invece non è possibile rimuoverle. Questa non è censura, è difesa dei nostri spazi. E quindi questa non è censura, è difesa, e dobbiamo sempre di più, secondo me, stare attenti a questo. E forse mi permetto, ti rubo la parola di coordinatrice, forse per
introdurre un altro intervento che... Sì, no, lo dico solo per chiudere, che è quello di un osservatorio cultura, che è emersa questa esigenza nell'incontro, nell'assemblea di gennaio. Noi abbiamo un po' raccolto e adesso, dopo il suo intervento, se vuoi, lo presentiamo. Prendi pure parola. Volevo fare una battuta rispetto alla questione censura o non censura. Ringrazio gli interventi perché li condivido, ma a proposito di postura, da insegnante, storica dell'arte e da femminista, quello che mi sono trovata a discutere con alcuni colleghi e colleghe nel riflettere se portare o meno le classi alla mostra, proprio su quello che poneva il post-it come questione. Io non credo che dovremmo privarci della visione diretta dei quadri che stanno dentro quella mostra, chiaramente, perché ritengo che il dialogo diretto con un'opera sia quello che comunque continua a meritare per quanto riguarda la fruizione. Ciò detto, ci vorrebbe un po' la pazienza di spiegare quali sono i punti critici di questa mostra, di questo allestimento. Allora, secondo me, se poi polarizziamo tutto come censura o come invece, cioè laddove basterebbe fare un sano esercizio di pensiero critico, mi sembra un po', come dire, troppo comodo dire ah no, però adesso se non si può più dire niente, no, si può dire tutto, basterebbe sapere fare un po' di lavoro prima di aprire la bocca o cominciare a scrivere, ecco. Per cui secondo me è molto importante che appunto chi l'alert non lo mette prima, cioè non dice ciao, sono un curatore maschio, cis, etero, che godo della visione delle persone, cioè di questa cosa da 2000 milioni di anni, ecco, bisognerebbe che questa messa in discussione, ne parlo dei colleghi, delle colleghe, di tutta una serie di situazioni in cui appunto altro che censura, si tratta di fare esercizio di pensiero critico e ragionare sulle questioni. Perfetto, grazie. Allora, prima di dare la parola a Matteo Testino, che coordinerà quest'ultimo tavolo, non ultimo, scusate, vabbè, non posso fare, io al sabato c'ho tutta la settimana sulle spalle, e sull'Osservatorio Cultura, volevo dire che Rita Falaschi del Centro Antiviolenza prima mi ha passato alcuni dati che ovviamente non leggerò perché non abbiamo tempo, ma loro analizzano i dati già a partire dal 2002, i dati del femminicidio già a partire dal 2002. Allora, a questo punto... Sì, e cosa ho detto? No, no, che sì, no, nel senso, voi utilizzate i dati Istat, ok, cioè, oggi. Giuro che non sono sempre così. Allora, a questo punto diamo la parola a Matteo, che spiegherà che cos'è questo osservatorio. Sì, tanto grazie anche a Emanuela e anche alle altre. C'era ansia prima di questo intervento, vorrei dire una cosa velocissima, è anche bello che facciamo errori perché impariamo a essere sperfetti così e quindi anche darci l'agio di non dover essere sempre performativi è un'azione di antipatriarcato. Uno, due, allora questa idea l'abbiamo un po' ripresa, non è mia, era di una ragazza in assemblea che ha detto l'osservatorio, dico solo due cose brevissime prima che mi si alzi il cartello un minuto. Allora, mi aggancia a quello che ha detto Noemi, è partito dai social, adesso qua una piazza c'è, quindi probabilmente un osservatorio culturale in qualche forma continuerà a esserci a Genova, però si è anche ragionato sul fatto, no, cosa si fa con tutte queste persone che si sono attivate o anche in posti dove magari sono delle persone che non hanno tutte queste risorse e quindi questa piazza si possa trasferire altrove. Faccio un esempio, Buttafuoco, il nostro grande amico, è stato il direttore della Biennale adesso, quindi probabilmente a Venezia ci andremo prossimamente. Quindi, per dare la parola, visto che siamo in tante, lì ci sono tre cartelli, questa cosa si chiama, in inglese, silent discussion, discussione silente. Lì c'è una scatola con vari pennarelli,
ci sono quattro cartelli. Allora, uno è il perché, ragioniamo su perché fare un osservatorio, ok? Non pensiamo solo in negativo, ma anche, sarebbe bello in positivo, per quello c'ho il cappello, ci mettiamo la fantasia, e su cosa fare, quindi mettete le idee su, su cosa potremmo fare e come. L'ultimo in realtà è chi, ma abbiamo messo anche, abbiamo creato anche un indirizzo su cui scrivere, per cui ho posto lì, quindi se volete far parte di questa cosa qua scrivete e aggiungeremo i contatti, eccetera. E mentre scrivete, alla fine ci prendiamo 10 minuti per fare questo lavoro, potete anche prendere lo spazio indietro, per cui, per quello ho messo anche i posti, perché se siamo troppo strette prendiamo anche uno spazio, scriviamo sui posti e riattacchiamo, perché poi alla fine si può guardare tutto quello che ha scritto le altre e quindi si ha una discussione molto più veloce, eccetera. E cercheremo di prendere quella roba lì e faremo delle mappe mentali, quindi raccoglieremo tutta quella roba, non penso avremo il tempo di discuterne stasera, almeno penso no. Okay. E l'ultima cosa che mi hanno detto, le buste là, perché siamo sempre a Siena, per cui le palanche, c'è la conca lì, da mettere le buste lì. A questo punto vi direi, se non avete le prendete, cominciate, vi chiederei di cominciare a scrivere. No, volevo solo dire una cosa, le buste servono, lo ricordo, sì, perché ci sono state delle spese vive per poi i viaggi delle relatrici che gentilmente hanno dato la loro disponibilità, quindi la collaborazione è importante. Sì, dovremmo arrivare a 400 euro, speravamo di essere di più, però insomma questo è la pressione, sempre le palanche, si torna sempre lì. A proposito dell'osservatorio cultura, perché serve un osservatorio cultura? Secondo me sono tanti i casi della laurea, la nomina buttafuoco della Biennale di Venezia e anche questo talk che leggiamo a proposito della nomina di De Fusco, un altro direttore di teatro che è stato nominato direttore del teatro di Roma, spostato da Catania, e che le persone che lavorano nel teatro hanno scritto questo talkit che vi leggeremo. Il QR code che è nella locandina, ricordo che inquadrandolo potrete vedere il programma di questa giornata, ma anche poi la bibliografia che aggiungeremo, dei libri, delle indicazioni che sono venute fuori adesso e poi gli aggiornamenti, se riusciamo, di tutte queste considerazioni fatte. Eva potrebbe occuparsi di fare il video. Eccoci. Vogliamo tutt'altro. Dichiariamo lo stato di disastro culturale. Siamo artisti, lavorator, operator dello spettacolo. Dichiariamo lo stato di disastro culturale del nostro paese e vogliamo raccontare la gravità degli accadimenti degli ultimi mesi. Istituzioni culturali occupate dalle destre con manovre ai limiti della legittimità. Spartizione delle nomine, incompetenza e mancanza di visione di chi decide di arte e cultura, polizia in antisommossa che presidia i teatri pubblici. Siamo in mobilitazione da settimane con assemblee, presidi e prese di parola e vogliamo accendere fuochi ovunque. Inizia tutto a Roma, il 20 gennaio,
Luca De Fusco è stato nominato direttore generale del Teatro di Roma, Teatro Nazionale, con un colpo di mano delle destre del CDA. È una scelta che rigettiamo sia nel merito che nel metodo. Una scelta che racconta di un mondo in estinzione, quello dell'artista solo al comando, lontano dalle trasformazioni rapidissime e dalla complessità e pluralità dei linguaggi del contemporaneo. I dati parlano chiaro. Nelle stagioni dei teatri da lui diretti nel recente passato, le donne registe coreografe rappresentano meno del 7% del programma e solo il 2,5% di spettacoli sono firmati da artiste di meno di 40 anni. Il Comune di Roma, dopo aver gridato al blitz fascista e chiamato a raccolta artiste e lavoratori della città, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo in una logica di spartizione del potere che conosciamo fin troppo bene. Non accade solo a Roma e non è un'eccezione. In questi giorni, inoltre, diverse inchieste giornalistiche stanno raccontando le condizioni di lavoro dentro Teatro di Roma, raccogliendo anni di testimonianze e segnalazioni rimaste inascoltate dai vertici, che parlano di corruzione, sessismo, intimidazioni, mobbing. Le istituzioni rifiutano di assumersene la responsabilità, silenziando le testimonianze dei propri lavoratori e collaboratori. È una situazione gravissima. Il sistema teatrale italiano mostra tutti i suoi limiti: assenza del contemporaneo e della ricerca, produzione dei teatri pubblici nazionali monopolizzate dai direttori, tutti maschi, provincialismo, precarietà ed esternalizzazione delle lavoratori, mancanza di welfare e diritti, dinamiche tossiche, ricatti e abusi, difficile accesso alla formazione specifica e finanziamenti pubblici insufficienti alle produzioni, alle compagnie, ai festival, alle residenze, ai centri di ricerca. Viviamo in un paese che sta toccando i livelli minimi di vivacità culturale e sociale, oltre che di capacità critica. Le nostre vite sono al limite. Vogliamo far risuonare questa mobilitazione culturale e politica prima che le destre saturino qualsiasi spazio di espressione e trasformazione. Vogliamo tutt'altro e abbiamo tutta la forza per immaginarlo. L'Assemblea Costituente dei Lavoratori dello Spettacolo e Lavoratrici. Ricordiamo di taggare il Campo Innocente e di diffondere il più possibile questo testo negli spazi della cultura. Volevamo anche ringraziare Nicolò Sgorbini e Ambra Tibaldo di Zebra Film, che stanno documentando questo incontro sia con video che con fotografie, e poi caricheremo nelle varie pagine delle reti sociali di tutte le associazioni e delle persone coinvolte per poter anche diffondere ancora di più il verbo. Adesso abbiamo un'introduzione al tavolo 3 che è curato da un'artista contemporanea, Simona Barbera. Io l'ho coadiuvato, la farà Ludovica Piazzi, e poi faremo questo 10 minuti di silent discussion prima di salire nel foyer, perché appunto il tavolo 3 si tiene in uno spazio diverso, perché si tratta appunto di una lecture performance. Chi avrà bisogno di uno spazio di decantazione sarà invitato a scendere invece qui, perché appunto sarà lo spazio che abbiamo predisposto è troppo contiguo. Grazie. Sì, adesso partirà il terzo momento di questa bellissima e intensa giornata, che è a cura di Simona Barbera e che è un momento, diciamo, molto particolare e sperimentale. Si tratta di una conferenza performance, quindi una forma ibrida che però consente probabilmente delle potenzialità espressive diverse. E Simona affronterà un argomento molto particolare e delicato, a partire dalle ricerche di Coco Fusco, si concentrano su questa, diciamo, il fulcro sarà questa
quest'opera che è estremamente problematica, che vede violenza su una donna morta, oltretutto razzializzata, e lo farà con un approccio interdisciplinare, transfemminista, ma anche appunto che intende con uno sguardo decoloniale, in quanto appunto è una tematica estremamente, estremamente attinente in questo caso. Leggo una brevissima introduzione. Attualmente Coco Fusco non mostra un interesse diretto ad essere coinvolta in una nuova lettura della performance intitolata The Incredible Disappearing Woman. Di conseguenza, la ricerca si propone di esaminare la performance come documento storico e archivio artistico performativo, affrontando il contesto da una prospettiva che tenga conto delle dinamiche legate alla violenza di genere e al contesto sociopolitico. All'interno del copione performance, Coco Fusco crea un personaggio di nome Donald Horton, alias maschio vivente cerca femmina morta. E, data la particolarità di questa conferenza performance, insomma, è necessario chiaramente un trigger warning, e ci sarà comunque, ricordiamoci, uno spazio anche di decantazione, era stato definito prima, che è una definizione molto azzeccata secondo me, al piano di sotto. E quindi, insomma, eventualmente c'è questa possibilità. È in questa sala, scusate, ho mal interpretato i gesti, è in questa sala lo spazio di decantazione. E invece ci sarà la conferenza performance.